Massimo Carino, salve, lei questa sera compie 50 anni, come si sente? Benissimo. Che cosa si aspetta? Incredibile. Ma lei è veramente simpatico. Come? Ma, auguri. Buonasera, buonasera a tutti. Un giorno vorrei dire piacevole, ma non è tanto piacevole perché questa è la mia festa, 50 anni, 50 anni. Mamma mia, calma, ragazzi, non mi dite niente, ma ci fate un grande regalo, ma ci ha accattato un bello pigiamo per ospità. A così, sai, quando te ne qualcosa subito, perché ho detto a 50 anni, per 50 anni è tutta una calata. Prima si ti proprio una salita ripida, però fum, una calata. Quindi a 50 anni io mi sono fatto un regalo, un bel pigiamino bello nuovo di seta, in modo tale che se mi succede qualcosa vado subito all'ospedale con il pigiama nuovo. Che cosa dirvi? Pleanno a me stesso, 50 anni, mamma mia, che io sapevo, meno male che ci sono arrivato. Che succede stasera? Io non so niente della serata, sto qua vestita da Babbo Natale, boh, tu sai qualcosa? Ma tu sei vestita da Babbo Natale e non sai stasera che fai, insomma. Io sto vestita così perché il periodo è natalizio, quindi... Sì, ho capito, il periodo è natalizio, ma non è che ogni giorno uno esce la vestita. Sì, sì, è proprio una divisa. È una divisa tua. Io la divisa mia invece che esco con papillon e cacciocca. Cioè, voi pensano un po'. Cioè, si può uscire praticamente. Non è vero, invece stasera si festeggia il 50esimo compleanno. Vogliamo dire? Mamma mia! Diciamolo. E lei è la DJ, uno dei DJ di stasera, perché c'è un ometto, un bel ragazzo. Poi c'è lei vestita da Babbo Natale, un poco sexy, sai, un po' di Natale, un po' sexy. Irene Ferraro, ve la presento, ecco, ma è bello. In persona. E quindi stasera ci divertiremo da morire. Sicuro? Cioè, Irene, stiamo in demana tu. You don't know what you're talking about. You would think I was sure when I come out. My album hit hard when I roll out. Y'all records make a bleed when I throw them out. And that's no doubt. See, I rock bells, fly as hell and cool as if it fails. Baby, can't you tell? I lick my lips like a male L. And I'm doing it and doing it and doing it well. If you were from where I'm from, then you would know that I gotta get mine in a big black truck. You can get yours in a 6-4. Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands up. Buonasera, buonasera, questo non è Weekend Dance. No, non è, vuol dire da morte. Siamo ovviamente. Dico, ma chi sono? Sto festeggiando un amico, un caro amico. State festeggiando? Massimo. Ma voi vi siete trovato qua perché siete in ritardo? Sì, ma siete un po' inopportuni, sto bevendo. Ho detto sto festeggiando a Massimo i suoi 50 anni. Capite che state festeggiando, ma voi state bevendo, poi mangerete anche. Per il momento beviamo, vi aspettiamo gli altri amici per festeggiare un amico nuovo. Quindi se ho capito bene vi ho dato fastidio. Non mi ha dato fastidio, ma manca buono stato facendo. Perfetto. Ho fatto le mie, scusate, ma è un amico vostro. No, guarda, tu, no, vabbè, io sto parlando. Massimo, auguri. Davide Marotta, un bello, voglio troppo bene. Un bagname, tantissimi auguri.
Molti mi hanno chiesto se fossi intervenuto alla festa di Massimo e la mia risposta è stata: io vado alla festa di Massimo anche se non mi avesse invitato, perché volevo ricambiare quello che lui ha fatto a me 3 anni fa quando è venuto alla mia festa dei 50 anni al Teatro Posillipo. Auguri Massimo, altri no 50, altri 40 di questi giorni, così vedrai altri 10 mondiali di calcio. Buonasera signore e signori, siamo qui riuniti per festeggiare il compleanno di un carissimo amico, oramai senza capelli, e di nome Massimo Carrino. Tanti, tanti, tanti auguri. Un attimo che voglio domandare alle signore qua vicino che cosa possono dire su Massimo. Un attimo solo, 2 parole su Massimo. Massimo Carrino. Due parole. Vediamo se qualcun altro. Scusate, altre 2 parole su Massimo, per piacere. È una persona fantastica. Veramente una persona fantastica, cioè non c'è niente da dire. Se non ci fosse dovremmo inventare. Beh, certamente. Il numero delle persone, la gioia con la quale si sta festeggiando Massimo è il sintomo, è il segnale dell'amore, dell'affetto che Massimo riesce a dare alle persone. È una persona speciale che cui tutti hanno il privilegio di essergli amico. Ciao Massimo, tanti auguri e buon compleanno da tutti noi. Grazie di esistere. Grazie di esistere.